TG7 Basilicata, ci troviamo a margine dell'evento Nino Buonocore in Jazz Live, davvero un parterre di musicisti di prim'ordine, tutti maestri, jazzisti, diplomati e insegnanti di conservatorio, ma Amedeo Ariano in particolare davvero è una delle voci jazz, per quanto riguarda la batteria, tra le più importanti italiane e direi europee. Amedeo Ariano ci concede questa intervista. Amedeo, davvero un excursus sulla tua vita artistica e professionale. Guarda, io sono contento, a parte che saluto tutti gli amici, un excursus è difficile perché dovrei stare qui a parlare per un po' di tempo. Ricordiamo almeno le più importanti collaborazioni. Guarda, adesso in questo momento sono in tournée, ho quattro artisti da seguire in tournée. Sergio Cammariere, che ormai da 25 anni seguo, poi c'è appunto Nino Buonocore, poi c'è Nick the Nightfly e poi c'è Gianluca Guidi, il figlio di Gianni Dorelli, con il quale facciamo un tributo a Frank Sinatra. E poi adesso a settembre uscirà un mio nuovo disco che ho registrato con i tre fratelli di Idda, Dario, Alfonso e Sandro, Julian Oliver Mazzariello al pianoforte e Pierpaolo Bisogno al vibrafono, distribuito dall'etichetta di Gigi Telesforo e di Roberto Lamberti, Groove Mars Master Edition. Che uscirà quando? Uscirà a fine settembre. Di sicuro sarò in giro a presentarlo in giro per l'Italia. E quindi vi aspetto tutti per ascoltare questo nuovo progetto discografico. Dal titolo? Il titolo non lo abbiamo ancora deciso, quindi sarà una sorpresa, penso. Proprio come il jazz, un'eterna sorpresa. Bravissimo. Ecco, allora chiudiamo in due parole. Per Amedeo Ariano, che cos'è il jazz? Il jazz per me è la vita. In effetti non posso fare a meno del jazz. Anche se spesso per scherzare dico il jazz è bello quanto dura poco. Bellissimo, allora davvero chiudiamo, però noi non vorremmo che finisse mai, come stasera è stato davvero bellissimo, noi ti aspettiamo veramente come pubblico, aspettiamo di vederti in giro per l'Italia, quindi insomma davvero buona continuazione, buona estate e buon jazz. Grazie a voi per essere sempre presenti e viva il jazz, grazie, ciao. Grazie a te.